Ciao ragazzi. Ehi, sta arrivando l'inverno. E anche il freddo. E il raffreddore. E le malattie. E molti di noi mettono anche a nanna la moto. Ma la possiamo lasciare così com'è in garage? O dobbiamo fare qualcosa prima? A questo riguardo ci sono varie correnti di pensiero, diverse filosofie, idee contrastanti. Insomma, ognuno fa quello che vuole. Io ve le presenterò tutte e poi voi deciderete cosa fare. Viaggiando per strada abbiamo raccolto terra, polvere, sale. Se lasciamo la moto ferma sporca, questi potrebbero rovinare la carrozzeria. Ma non solo, anche le varie parti morbide, come ad esempio raccordi, pezzi in gomma. Una buona pulizia ci permette di mantenere ogni parte della moto nello stato migliore. E anche i moscerini spiaccicati non sono proprio belli da vedere, ma non fanno neanche bene. Se terrete troppo tempo la moto ferma a terra, il peso stesso può deformare le gomme e poi quando la riprenderete sentirete delle fastidiosissime, strane vibrazioni. Ma se sollevate entrambe le ruote con dei cavalletti, avete risolto il problema. Alcuni che non hanno il puntale usano il cavalletto centrale, quello da meccanico per intenderci. L'importante è che alla fine le ruote siano sollevate da terra, quindi ok! E invece chi non ne ha? Se lasciate la moto ferma a terra appoggiata sul suo cavalletto, sarebbe buono muovere la moto almeno ogni 15 giorni, in modo tale che il peso non gravi sempre nello stesso punto. Ed ecco che arriviamo ai pareri discordanti. C'è chi dice che va usato il mantenitore e invece c'è chi dice che va staccata. Quindi, se decidete di staccare la batteria, basta staccare un polo, il negativo. Ma ricordatevi che se la riprendete tra qualche mese, molto probabilmente sarà da ricaricare. Procuratevi quindi un caricabatterie. Tranquilli, non costa molto. Lo trovate facilmente anche online. Invece, il mantenitore farà cicli di ricariche, in modo tale che la batteria sarà sempre pronta, in qualsiasi momento vogliate usarla. Però sarà sempre attaccato alla corrente. Sta a voi scegliere cosa usare. Anche in questo caso ci sono pareri discordanti. Alcuni dicono che per evitare condense l'ideale è mantenere il serbatoio pieno fino all'orlo per tutto il periodo, in modo tale da non dare spazio all'umidità. Altri invece dicono che è meglio svuotarlo completamente perché dopo un po' la benzina perde il suo potere detonante. Ma occhio, svuotarlo non significa giro in moto finché non rimango a secco. Significa aspirare completamente la benzina dal serbatoio in modo da lasciarlo completamente pulito. E quindi vi servirà una pompetta. E anche in questo caso lascio scegliere a voi. Ancora una volta ci troviamo in mezzo alla fatidica lotta tra fazioni. Alcuni preferiscono tenere spento e fermo il motore per tutto il periodo invernale. Ritengono che mettendolo in moto e scaldandolo, poi una volta spento e raffreddato, questo crei delle condense che potrebbero dare fastidio ad alcuni componenti. Ad altri invece non va proprio giù l'idea di non girare quella chiave e non sentirla cantare ogni tanto. E poi ci sono quelli che non interrompono l'assicurazione e la usano anche in inverno, non appena esce un raggio di sole. E voi, cosa fate in questo periodo? La usate o la tenete ferma? E se la fermate, quali accorgimenti usate? Mi raccomando, fatemelo sapere scrivendo nei commenti. Alla prossima! Ehi, sta arrivando l'inverno e anche il freddo. E anche il raffreddore. Levati.